Ciao a tutti e buon sabato. Siamo alla vigilia della Domenica delle Palme e molti in settimana mi hanno chiesto se domani verranno benedetti gli ulivi. Tra l'altro pur sapendo che non possiamo fare celebrazioni a carattere comunitario né creare assemblamento di persone. Il che mi fa pensare come abbiamo bisogno di segni, soprattutto quando si fa buio. Beh, vorrà dire che quest'anno il nostro ulivo sarà una preghiera speciale. Questo sarà il nostro ulivo quest'anno. Oggi la scrittura si offre a noi nella liturgia presentandoci il Vangelo di San Giovanni al capitolo 11. Siamo verso la fine del Vangelo, i versetti dal 45 al 56, che vi invito a leggere, dove viene descritto il fatto di come molti giudei si recarono da Maria, la sorella di Lazzaro, che Gesù ha fatto risorgere, e dopo la vista di quel miracolo, molti credettero in lui. Ma tra questi, ci dice il testo, alcuni andarono a riferire l'accaduto ai farisei e ai capi dei sacerdoti. Mi fa pensare come ci debba sempre essere qualcuno che faccia la spia. Tra l'altro in questo caso è paradossale, perché se pensiamo al percorso evangelico della Quaresima che ci ha accompagnato in San Giovanni, Gesù ha guarito un cieco, ha ridato la vista a quel cieco, Gesù ha fatto risorgere Lazzaro e questi ancora non si rendono conto. È paradossale che non vedano chi sia Gesù. Ma bisogna farsi una ragione, perché quando non vogliamo vedere, non vediamo, punto. Per cui una preghiera che possiamo già fare entrando nella Settimana Santa è quella di chiedere a Dio che ci vengano aperti gli occhi, che ci dia una vista capace di cogliere la sua verità e poi a poterla accogliere. Comunque, i farisei e i sacerdoti che ricevono questa informazione vanno un po' in confusione, perché qual è la scena? Si presenta da un lato il gruppo dei farisei e sacerdoti, che normalmente sono quelli che mettono le regole, tengono in ordine. Dall'altro abbiamo Gesù, il quale cosa fa? Fa risorgere dei morti. Imbattibile. Chi lo batte questo? E quindi hanno paura. Di che cosa? Che venga meno il loro ruolo e quindi possono arrivare i romani, li mettano da parte, distruggano il Tempio. Non hanno capito che in realtà Gesù non è che sia venuto per liberarli dai romani. Al massimo Gesù è venuto per liberare i romani e loro e tutti gli altri e noi compresi. Da che cosa? Da ogni forma di morte, qualsiasi essa sia. Tra loro però ve ne è uno, Caifa, che è il sacerdote più importante, il sommo, che a sua insaputa fa una profezia e dice: conviene che muoia uno piuttosto che tutto il popolo perisca. Senza saperlo, Caifa dice qual è il significato della morte di Gesù, ossia che ci voglia uno che raccolga su di sé le ingiustizie di tutti. Gesù porta su di sé il peso di tutte le ingiustizie. Ecco il significato della sua morte. E la cosa paradossale è che più Gesù continua in questo percorso di offerta di se stesso, questi cosa fanno? Cosa decidono? Di ucciderlo. Disastro. Non ha capito nulla. Disastro. Il che vuol dire che da ora in poi Gesù ha le ore contate. Allora suggerisco questo, visto che Gesù ha le ore contate, di passare in settimana, qualche ora con lui. Buona giornata e buona Settimana Santa.